Che ne pensate della terza ondata? Ancora non abbiamo avuto nessuna qui, a Civitavecchia almeno non mi sembra che c'è stata questa ondata, perché levato quella questione lì del ristorante dove hanno trovato questi ragazzi, ma questa è perché, ma, diciamo, maleducazione da parte della gente, non è secondo me la terza ondata. Civitavecchia è una città abbastanza rispettosa delle cose. Quindi ancora qui credo che non si sia avvenuta questa cosa. Poi si vedrà, insomma. È favorevole alle aperture o preferisce che ci siano delle chiusure per quanto riguarda i locali, per quanto riguarda il movimento delle persone? Bisogna essere un po' ragionevoli, perché non è che si può avere chiusure o aperture a distinto, così. Bisogna, insomma, se la cosa non è grave, si può pure riaprire. Ma poi che significa chiudere alle 18 e poi aprire a mezzogiorno, all'una, a pranzo? Cioè, non è che il virus va via alle 18. È una cosa un po' insulsa, ecco. Secondo me non è logica. Danno dei DPCM, ma non si capisce mai niente. Questo voi cosa fareste? Cosa fareste per cercare di sollevare questa situazione? Quello che sta facendo non è sbagliato, solo che viene detto in maniera un po' scorretta. Siete a favore dell'apertura o delle chiusure? Le chiusure, se sono necessarie, la vita è più importante. Lei come la vede? Io pure starei lo stesso discorso, ma purtroppo c'è poca, come si dice, c'è troppo menefreghismo. C'è un po' di distrazione da parte della gente che magari pensa già superato questo problema? Sì, questo è vero, anzi la gioventù se ne sbatte proprio di questo problema. Pare che non c'è, però invece, però, ma adesso che sta a colpire anche i giovani, se ne dovrebbero accorgere, insomma, perché già di gioventù ce ne sta poca, che stava un mondo dei vecchi. I giovani vanno a casa e quindi trasmettono il contagio anche alle persone che sono più in difficoltà. Speriamo che riescano a capirlo. E qui non si vede né terza né seconda, che noi che percepiamo sta cosa. È rimasto come prima, mi pare, qui. Quindi la situazione è che alla fine non ci siamo anche abituati a questo Covid, praticamente, in un certo lato. Sì, noi ci limitiamo a rispettare le regole, il distanziamento, mascherina e il lavaggio delle mani. E pare che sia come prima. Quello che noi prendiamo sotto gamba è una cosa seria, e quindi state attenti, voi giovani. Poi adesso sembra che attacca con i ragazzini, ce n'è una inglese che attacca i ragazzini. Come sarà la nuova direzione dell'Italia con le scuole che sono chiuse, le università non fanno esami, è diventato un caos.